Si dice che i cani siano i migliori amici dell'uomo e molte persone hanno un cane come animale domestico. A volte, quando i cani fanno i cuccioli, per alcuni proprietari è davvero un problema. È per questo motivo che spesso si incontrano cani abbandonati lungo la strada, perché alcune persone non vogliono o non possono prendersene cura. Altre volte, capita invece che i cuccioli vengano venduti o siano regalati. Ma cosa fareste se scopriste che il vostro cane o quello di un vostro amico non è un cane, ma un altro tipo di animale? Ecco un video su un uomo che adotta un cane randagio, ma si accorge che in realtà si tratta di qualcos'altro. Neo, il cane randagio. Un ragazzo trova un cucciolo abbandonato in un carrello della spesa, con un cartello che dice «cucciolo in regalo». Quando lo vede, ha subito voglia di portarlo con sé a casa, ma ha bisogno del permesso dei genitori. Loro sanno che in questo periodo lui si sente solo, quindi gli permettono di adottarlo. Il ragazzo quindi lo porta via con sé, non sapendo ancora a cosa andrà incontro. Non ha alcuna idea della razza del cane e pensa solo che sarebbe stato un peccato lasciarlo lì da solo. Il cagnolino ha un aspetto carino, con un muso allungato, un manto marrone, nero e grigio e delle orecchie a punta. I genitori all'inizio pensano che si tratti di un incrocio con un pastore tedesco. Lo chiamano Neo e il cucciolo cresce molto velocemente. Neo ha però dei comportamenti che gli altri cani non hanno. Ama essere al centro dell'attenzione e molte volte invece prova a scappare. Ha diversi giocattoli in giardino, ma riesce comunque a svignarsela, spaventando sempre tutti i vicini. È sempre alla ricerca della compagnia di altri cani e in particolare gli piace passeggiare del tempo con il pastore tedesco del vicino. Inizialmente tutti pensano solo che il cane abbia dei semplici problemi comportamentali e che abbia bisogno di un addestramento. La famiglia è anche costretta ad alzare la staccionata, ma neanche questo riesce a fermarlo. È un cane intelligente e la spunta sempre. È molto atletico e può fare qualsiasi cosa. Ma un giorno i vicini non sono più in grado di sopportare il suo comportamento e chiamano la protezione animali. Gli esperti, durante la visita, si accorgono però che Neo non è un cane, ma un lupo. A dire il vero, la famiglia già sospettava che fosse un animale selvatico e non un cane. Sono le lunghe zampe e il comportamento dispettoso a indicare che si tratta di un lupo. Ecco perché vuole sempre stare con gli altri cani. È un animale che in natura è abituato a vivere nel branco. La famiglia è sotto shock. Il comportamento di Neo ora ha una spiegazione. La famiglia però si ritrova con il problema di dover tenere Neo in casa illegalmente, perché negli Stati Uniti solo i nativi americani possono tenere lupi in casa. La famiglia è molto affezionata a Neo e vorrebbe tenerselo, nonostante i problemi che crea. Ma devono trovare una soluzione velocemente, perché la sua vita è in pericolo. Se non gli trovano subito una casa, lo Stato lo abbatterà, e la famiglia non vuole assolutamente che questo accada. Alla fine riescono a trovare un posto in una riserva naturale in California, che ha tutti i mezzi per prendersi cura dei lupi. Nel parco ce ne sono già anche altri, e Neo si adatta in brevissimo tempo. La famiglia quindi contatta il parco, e Neo è accolto a braccia aperte. È molto difficile darlo via, perché gli vogliono tutti un gran bene. Neo si deve adattare a vivere con un gruppo di altri lupi. Questo non sempre si rivela facile per questi animali, perché devono inserirsi in un gruppo che ha già un capobranco. Ma Neo la vede in modo diverso, ed è felice di essere con i propri simili, quindi si unisce immediatamente al branco. Va direttamente verso il leader del gruppo, Mayo. Gli operatori del parco sono scioccati e hanno paura che fra i due potrebbe esserci una lotta. Ma con loro grande sorpresa, Mayo e Neo non sono spaventati e si accettano senza problemi. Quando la famiglia di Neo chiama per chiedere come vadano le cose, sono sorpresi di sapere che Neo ha un comportamento diverso con le persone rispetto al comportamento che mostrava con i vicini. Sta bene nel nuovo ambiente e si sente a suo agio con i lupi. Gli operatori del parco sanno benissimo come comportarsi con Neo, perché hanno già avuto altri lupi nella riserva. Tutti pensano che sia un mastino tibetano, ma si rivela un orso. Su Yun vive in Cina, a Kunming, con suo marito e i suoi due figli, e vuole adottare un cane. La donna, che lavora molto, un giorno decide di andare in vacanza con la sua famiglia. Non sa ancora cosa accadrà e non si immagina minimamente che 2 anni più tardi apparirà sui titoli dei giornali. Durante il viaggio in Asia, la famiglia si imbatte in una cucciolata in vendita. Fra tutti i cuccioli ce n'è uno che alla famiglia piace molto e decidono di comprarlo. Il venditore dice loro che si tratta di un mastino tibetano e loro gli credono, finché un giorno scopriranno qualcosa di incredibile. Mentre tornano a casa, scelgono di chiamare il cagnolino Little Black. Il nome gli calza a pennello. Il cane si trova perfettamente a suo agio nel suo nuovo ambiente che lo circonda.
mangia bene e cresce in salute, e la famiglia non fa molto caso alla sua alimentazione. Tutti sperano che riesca a diventare un bellissimo mastino tibetano. Tuttavia, il cane comincia a crescere molto rapidamente, e Sun Yun, sebbene sia felice che il cucciolo stia diventando grande, pensa che ci sia qualcosa di strano. Un giorno nota anche che il cane è in piedi sulle sue zampe posteriori. Sa benissimo che anche altri cani spesso tendono a mettersi in piedi, ad esempio quando giocano con i proprietari o quando chiedono del cibo. Ma Little Black sembra diverso, perché si mette in piedi sulle zampe posteriori all'improvviso e senza alcuna ragione. Lei condivide la sua preoccupazione con la famiglia, ma tutti pensano che il cane stia bene e che non ci sia nulla di strano. Eppure Sun Yun ancora non è convinta e ha davvero l'impressione che qualcosa non vada. Il cane è costantemente affamato, mangia tantissimo e all'età di 2 anni è già molto pesante. È anche alto per la sua età. Alla famiglia però piace avere un animale domestico della sua stazza, ma Sun Yun presto inizia ad averne paura e si rende conto che se il suo cane dovesse attaccare qualcuno, lei non potrebbe far nulla per fermarlo. Oltre a crescere molto rapidamente, il cane ha anche delle particolarità che non sembrano essere comuni fra gli altri cani. Ha dei denti molto grandi. E non si mette solo in piedi sulle zampe posteriori, ma ci cammina anche. E invece di abbaiare, emette un ringhio. Tutto questo preoccupa parecchio Sun Yun, che inizia a chiedersi di che cane si tratti. Nel frattempo il suo muso inizia a cambiare e ha sempre meno l'aspetto di un cane. Il momento in cui la famiglia si spaventa di più è quando un giorno lo vedono ringhiare in giardino, in piedi. A questo punto si chiedono se si tratti davvero di un cane. Il pensiero che possa attaccarli li spaventa ancora di più. Non riescono a smettere di pensare che è necessario chiedere il parere di un esperto. Quindi chiamano la protezione animali per confermare i loro sospetti. Dopo aver sentito la storia, gli esperti si recano alla casa della famiglia il prima possibile e confermano che Little Black non è un cane, bensì un orso tibetano. Davanti a questa notizia, la famiglia resta senza parole. Anche la polizia si reca sul luogo perché è illegale avere animali selvatici in casa senza un'autorizzazione ufficiale. L'orso viene quindi portato in un parco faunistico, dove può ottenere le cure necessarie. La famiglia ancora oggi non capisce come sia potuto accadere. Un cane unico. Prima di adottare un cane, Yun Masaloji ha fatto delle ricerche. Voleva essere preparata prima di accogliere un cane nella sua casa. Ha anche comprato tutto il necessario per prendersi cura di un cane, come il collare, lo shampoo per cani e una cuccia. Sarebbe stata lei ad occuparsene e pensava di potersi prendere questa responsabilità. Yuma aveva un lavoro ben pagato, ma non le interessavano le cose materiali, volevano compagnia. E aveva desiderato un cane sin dall'infanzia. Non aveva pretese particolari, aveva solo voglia di un amico a 4 zampe. Ma quando è stata sul punto di adottarlo, ha dovuto specificare una razza. Ed è in questo modo che hanno avuto inizio le sue ricerche su internet. Durante la ricerca ha scoperto molte razze, ma non riusciva a trovare il cane dei suoi sogni. Scegliere stava diventando davvero difficile finché non ha visto la fotografia di un Alaskan Malamute. La foto che ha catturato la sua attenzione era quella di un cucciolo. Ha quindi cercato più informazioni e ha condiviso felicemente la notizia con la famiglia. Il lungo pelo del cane e il muso da lupo la attraevano e si chiedeva anche che origine avesse la sua razza. Ha scoperto che si trattava della razza più antica e pregiata nell'Artico. Yuma era determinata ad adottare un esemplare, ma non sapeva dove trovarlo. Ha contattato quindi degli allevatori per chiedere se una femmina avesse per caso avuto una cucciolata, così che lei potesse prendere un cucciolo. I cuccioli erano piccoli e cercavano costantemente calore vicino alla mamma, ma ce n'era uno che si era arrampicato sopra gli altri, e quando Yuma lo ha visto, ha capito all'istante che sarebbe stato il suo compagno ideale. Ma non poteva ancora portarlo via con sé perché era troppo piccolo e aveva bisogno delle cure della madre. Il cucciolo è stato chiamato Tidus, e quando Yuma è tornata a prenderlo era già cresciuto molto. Tidus è stato coccolato e viziato con una comoda cuccia e molti giocattoli. Durante le prime settimane, Yuma ha avuto molto da fare con il cucciolo. Tuttavia, Tidus è diventato in breve tempo il cane più grande di tutto il suo quartiere. Sembrava un orso polare, ma era amichevole e gli piaceva giocare. Era anche intelligente e amava salutare tutti, tanto che spesso saltava sulle persone e a volte le faceva addirittura cadere. Yumna aveva paura che potesse far male a qualcuno, e per questo lo ha addestrato. In seguito ha adottato anche un pappagallo cinerino che ha chiamato Trez. Quando una volta ha postato sui social la foto di loro tre, il post è diventato virale. La ammirano in molti per la grandezza di Tidus, e alla gente spesso interessa quanti anni abbia, quanto pesi e a quale razza appartenga. I cuccioli sono sempre carini, compresi quelli di lupo e di orso. Si somigliano tutti quando sono piccoli e innocenti, ma è sempre una buona idea quella di dare un'occhiata più approfondita ai cuccioli che portiamo a casa. E voi? Avete mai adottato un cane davvero unico?
Parlatecene nei commenti e non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per essere sempre i primi a ricevere una notifica quando caricheremo nuovi video.